Ciao, siamo Vale. E Orri. Oggi vi faccio le frittelle di castagne a modo mio. Ingredienti per frittelle di castagne. 400 g di farina di castagne. 500 ml di acqua calda. Un bicchierino di Grand Marnier. 1 litro di olio di semi di arachidi, 25 g di pinoli, 100 g di uvetta, una bustina di lievito per dolci, sale e zucchero a velo. Inizio a preparare l'impasto per le frittelle di castagne. Metto il lievito assieme alla farina di castagne e setaccio il tutto. Ho setacciato la farina, metto un pizzico di sale e inizio a stemperare con l'acqua calda, poco per volta. Ora l'impasto è ben liscio. Ora metto l'uvetta che ho già messo a bagno nel Grand Marnier per mezz'ora, l'ho già strizzata. Giriamo bene. E mettiamo anche i pinoli. I pinoli non li ho tostati. Ora copro con la pellicola da cucina e la lascio lì mezz'ora abbondante, anche 40 minuti, non in frigo. Ci vediamo dopo. L'impasto ha riposato 40 minuti, ora inizio a friggere. Prendo due cucchiai. L'ultimo. Si colorano bene dall'altra parte, poi sono pronti. Un paio di minuti per parte. Ok, li togliamo. Le frittelle sono pronte, poi in piatto metto lo zucchero a velo e ci vediamo dopo. Queste sono le frittelle di castagne fatte a modo mio. Buon appetito! Mi sono piaciute le frittelle di castagne, se vi sono piaciute fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!